Ho ordinato un paio di guanti da 16 once per le prossime sessioni di sparring. Ho scelto una marca che ho già utilizzato durante lo sparring che ho fatto in Inghilterra con Craig Richards e che mi sono trovato veramente un sacco bene. Una cosa che secondo me è importante, durante lo sparring utilizzo sempre 16 once per una questione sia di rispetto per il compagno, sia anche per tutelare comunque le mani. E una cosa importante è che i guanti devono essere in buono stato, quindi non essere troppo usurati perché altrimenti è inutile che utilizzi i 16 once. Per quanto mi riguarda, ovviamente sono tutte cose personali. Il guanto con i lacci ha sicuramente un'aderenza migliore sul polso e sulla mano, perché ti consente ogni volta di personalizzare in maniera più adatta dove sta l'allaccio del polso sul guanto. Ho scelto di prendermi i guanti con i lacci, sicuramente per una qualità migliore a livello anche di aderenza, nel senso che rispetto a uno stretch il guanto con laccio sicuramente aderisce meglio al polso e quindi riesce a personalizzare meglio la misura. Non vuol dire che la qualità è meglio o peggio, forse anzi con lo stretch forse è più pratico sicuramente in allenamento perché magari il maestro non deve stare lì a metterti i guantoni, a starti appresso anche sui lacci. Però sicuramente il livello del guanto con laccio è comunque più alto. Per quanto riguarda questo tipo di guanto, mi piace come chiude le mani, nel senso che quando calzi, una cosa che personalmente non mi piace è quando rimani con la mano un pochettino aperta e quello mi dà difficoltà magari ecco, quando giro i colpi o anche quando colpisco rischio di farmi un pochettino più male. Però è una cosa soggettiva, nel senso che ci stanno magari delle marche che vanno bene a di pugili e magari ad altri no, e questo dipende dal fatto che ognuno di noi ha un tipo di mano differente. È chiaro che con un bendaggio da 16 non necessariamente serve un bendaggio duro, anche se tanti professionisti fanno comunque un bendaggio duro sotto un guanto da 16 once. Ricordatevi sempre che i 16 once non è la misura della mano, ma è il peso del guantone, quindi ogni marca decide magari in che modo distribuire il peso sul guanto, se magari metterlo sulla parte del dorso, sulla parte del polso, e quindi abbiamo tipologie di guanti comunque sia differenti, anche perché la stessa marca magari fa un guanto da 16 once in un certo modo e un guanto da 16 once in un altro. Vi consiglio comunque di provarli sempre prima di acquistarli, altrimenti è un po' come le scarpe, nel senso che ogni marca magari calza in un determinato modo, quindi può andare bene una, essere bella, però poi non essere funzionale per quello che dobbiamo andare a fare. Solitamente i guanti andrebbero cambiati all'incirca ogni 6-7 mesi e so che comunque alcuni modelli di guanti costano anche un pochettino di soldi, però ripeto, stiamo sempre parlando di roba magari professionale, ci stanno anche guanti che costano meno, però secondo me anche con i ragazzi che seguo in palestra il guanto ha una vita di non oltre 6 mesi, e questo ripeto perché poi dall'altra parte c'è sempre un altro sparring che prende dei colpi e quindi poi rischia di farsi male, o peggio ancora, se il guanto magari è usurato e ha delle spaccature, rischia addirittura di graffiare il compagno di allenamento e quindi questa cosa non va bene. Diciamo che fanno anche dei guanti dove una volta allacciati hai anche una fasciatura per coprire i lacci. Comunque normalmente si usa sempre uno stretch che di norma non danneggia troppo il guantone. Questo modello qui, come ho detto all'inizio, mi piace tanto, soprattutto per come chiude la mano. E dico la verità, essendo nuovo, poi si sente anche bene l'odore della pelle, quindi comunque è un buon guanto. Questo qui, come prezzo, siamo intorno alle 150 sterline o giù di lì. Adesso non ricordo precisamente quanto è stato, quanto l'ho pagato, tanto comunque lo scrivo qua sotto sul video, così almeno avete un pochettino un'idea. E una cosa che bisogna stare attenti, specialmente in internet, sono le copie, perché ci stanno tanti siti che magari prendono dei guanti di una buona marca, li mettono a basso costo perché magari sono stati fatti uguali. Questo credo che sia un problema anche sui vestiti, eccetera. Però state attenti perché poi sui guantoni magari li pagate un po' e invece non sono veramente magari dei Grant, dei Fly o dei Winning, insomma, marche di alto livello. La qualità del guanto dipende ovviamente dal materiale di cui è fatto. Sicuramente un guanto in pelle è un guanto di qualità più alta perché magari è più duraturo e si adatta meglio alla mano. Magari fatti in tela hanno una vita minore e si usurano prima e anche sul fatto della chiusura diventano sempre un pochettino più rigidi. Quindi
Quindi in base a come sono fatti, ovviamente il prezzo sale e ovviamente anche sale in base a quello che c'è dentro, al tipo di schiuma, al tipo di materiale che viene messo all'interno. Se avete altre magari qualcosa che non avete ben capito, scrivetelo pure nei commenti, così almeno riesco a darvi più informazioni possibili.